Papa Francesco pronto a incontrare i genitori di Alessio e Simone, i cuginetti morti a Vittoria, investiti da Saro Greco. Intanto nessuno riesce più a vivere in quella zona. Conferenza stampa oggi al porto turistico di Marina di Ragusa per l'inaugurazione della nuova sede del presidio di soccorso in mare, presentata anche la nuova moto d'acqua. Carenza idrica sempre più preoccupante a Ragusa, coinvolta anche la zona centrale. L'opposizione torna all'attacco o basta polemiche, servono interventi subito. Sul sentiero di Dafni, immersi nel palcoscenico naturale della vallata dell'Irminio, un affascinante e coinvolgente spettacolo teatrale già sold out. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. I genitori di Alessio e Simone, i due cuginetti, lo ricorderete bene, morti investiti a Vittoria, pronti a incontrare Papa Francesco, che preme per scambiare qualche parola con loro. Quello di visitare Città del Vaticano era anche uno dei tanti desideri di Alessio, sentite. C'è il cartello "Vendesi" sull'uscio della porta di via 4 Aprile a Vittoria, teatro della tragedia che sconvolse l'Italia intera, dove persero la vita in modo ingiusto Alessio e Simone, falciati da un'auto in corsa con alla guida Saro Greco, figlio della malavita vittoriese fatto di droga e alcol. Oggi i genitori di Alessio, che vivevano in quell'appartamento al piano terra, sono andati via dopo aver sistemato l'ingresso, la facciata, sostituito il portone, hanno piazzato un "Vendesi" sulla finestra. Restano però decine di necrologi incollati ai portoni delle loro abitazioni. Qui Simone e Alessio sono cresciuti e si sono sentiti al sicuro fino a quel tragico giorno. La casa dove vivevamo con Alessio è chiusa, non ci abbiamo più messo piede, dicono i genitori Lusi e Alessandro. Lui ha assistito impotente a tutta la scena. Era seduto al balcone mentre teneva d'occhio la piccola di 2 anni, Azzurra. Tre portoni più avanti vivono i cognati Valentina e Toni. Così è cambiata la nostra vita, la nostra casa. Adesso la destinazione è il Vaticano, dove i genitori incontreranno il Santo Padre, Papa Francesco. Alessio voleva tanto andare dal Papa. I genitori andranno al suo posto. La Chiesa li ha infatti contattati, informandoli che il Santo Padre vorrebbe incontrarli. Per adesso vivono a casa della nonna, non c'è la forza per rimanere in zona, non c'è la forza per continuare una vita normale. Intanto, affermano i genitori, il loro fatturato è sceso. In tanti continuano a comprare dalla famiglia di chi ha ucciso i due cuginetti, che per ironia della sorte fa lo stesso lavoro. Questo nostro dolore, ricordano le due famiglie, non deve essere dimenticato e lo Stato deve assicurarci giustizia. È sempre a Vittoria, arrestato ieri dalla polizia e imbarcato su un volo diretto in Romania, un rumeno di 37 anni ricercato dalle autorità per un tentato omicidio avvenuto nel 2013, sempre in Romania. In quella circostanza il 37enne aveva inferto alcune coltellate al petto di una connazionale senza fortunatamente riuscire ad ucciderla. Giovedì scorso gli agenti del commissariato di Vittoria hanno rintracciato e catturato l'uomo, che dopo le formalità di rito ieri è stato consegnato ai funzionari della polizia rumena negli uffici dell'aeroporto di Catania per essere portato in Romania, dove sconterà 5 anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio. Voltiamo pagina. Una conferenza stampa questa mattina al porto turistico di Marina di Ragusa per presentare la nuova sede del presidio di soccorso in mare. C'eravamo anche noi, guardate. Spiagge ragusane sempre più affollate e soccorritori pronti ad affrontare ogni evenienza. E questo è l'obiettivo con cui questa mattina è stata presentata al pubblico la nuova sede del presidio comunale di vigilanza e soccorso in mare, da quest'anno ubicato nella torretta del porto turistico di Marina di Ragusa. Presentata anche la nuova moto d'acqua, che si aggiunge alla dotazione dei mezzi nautici, d'importante servizio garantito dal comune. Presente all'inaugurazione sia il sindaco Peppe Cassì che l'assessore
alla protezione civile e sviluppo di comunità. Giovanni Iacono. L'amministrazione ha acquistato proprio nei giorni scorsi un nuovo moto d'acqua messa a disposizione della nostra protezione civile. È un strumento che servirà sicuramente a intervenire in caso di necessità in maniera più agevole, più veloce e più sicura. È quindi uno strumento che servirà a salvare vite umane. Abbiamo quindi in questo senso ritenuto di accogliere una richiesta che veniva proprio dal settore della protezione civile, che ringraziamo, che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro che svolgono, a cominciare dal nuovo coordinatore responsabile, il giovane Trabonisi, ma Peppe Schembari e tutti gli altri ragazzi che svolgono questa attività a cui attribuiamo un enorme significato. Noi sappiamo quanto Marina di Ragusa, quanto il nostro litorale è preso d'assalto, diciamo, nella stagione estiva da ragusani, ma anche da moltissimi turisti, quindi avere un sistema di protezione, di tutela, di salvataggio in mare efficace, veloce e rapido è certamente qualcosa di veramente importante. Una novità è questa qua bellissima della nuova sede della protezione civile. Nel giro di pochi mesi siamo riusciti a fare passare la protezione civile a Marina di Ragusa da una sede che era indecorosa, una cosa veramente estremamente ridotta, in cui a malapena c'era una scrivania dove poteva stare qualcuno e poi un paio di persone potevano stare all'impiede. Oggi è una sede invece che è la torre di controllo della protezione civile, la torre di controllo del porto che diventa sede della protezione civile. Oltre a questo, l'altra novità è quella là della moto d'acqua e poi in cambio anche il vertice operativo della protezione civile. La moto d'acqua non è un capriccio, è dotata di barella, è dotata di tutto ciò che può servire per chiaramente fare soccorso immediato, pronto, celere ed efficace con la barella per il salvataggio. E anche questo è un grandissimo risultato per la protezione civile. Le occasioni in cui interagiamo col comune di Ragusa sono sempre positive, perché abbiamo trovato grande collaborazione col comune, ed è importante perché noi siamo un'azienda, una società privata. Quindi abbiamo i nostri obiettivi, che sono sicuramente non gli stessi del comune, che è un ente pubblico, però la collaborazione tra pubblico-privato che si è instaurata già in fase di costruzione, perché questa è stata un'opera fatta in project financing, e che si riesce a perpetuare nel tempo, secondo me dà una serie di benefici non solo alla società ma anche a tutto il comprensorio, agli enti che hanno a cuore lo sviluppo economico, turistico della zona. Il problema dell'acqua a Ragusa è reale e soprattutto si sta allargando, interessando altre zone della città. Nuove richieste di autobotti sono arrivate dal centro storico e quanto segnalano proprio oggi i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che tornano a chiedere l'immediato intervento dell'amministrazione. Mettendo per un attimo da parte le considerazioni niente affatto politiche dell'assessore Giuffrida e dell'amministrazione che rappresenta, torniamo a sollecitare il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, sulla questione dell'emergenza idrica che in città sta diventando sempre più pesante. Sono le parole dei consiglieri 5 Stelle che aggiungono: solo nelle ultime 24 ore sono tornate a riproporsi le segnalazioni in zona Bruce, in zona Selvaggio, ma adesso anche in zona Via della Costituzione e per di più pure nel centro storico superiore come in Corso Italia. Insomma, il problema è da considerarsi con la massima attenzione e da non prendere sotto gamba, men che meno bisogna compiere l'errore di minimizzare, come purtroppo è stato fatto in questi ultimi giorni. Tutto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Ragusa torna quindi all'attacco sulla questione idrica, prendendo spunto dalle numerose lamentele che si continuano a raccogliere, segnalazioni ovviamente inoltrate dai cittadini anche agli uffici competenti. Da quello che stiamo appurando, continuano i consiglieri, sembra che ci sia un disservizio vero e proprio nell'erogazione del prezioso liquido, che non riesce a raggiungere i livelli minimi e quindi a soddisfare le varie utenze. Bisognerebbe comprendere perché questo accade, se si tratta di una questione legata al sollevamento oppure se ci sono tubature che non funzionano come dovrebbero, relegando nell'alveo delle battute
battute quello che era stato detto dall'assessore Giuffrida, e cioè che per il comune è tutto a posto e che sono i ragusani che dovrebbero controllare gli impianti delle loro abitazioni, perché questo significherebbe che circa il 50% dei ragusani non ha impianti funzionanti. Fatto di per sé assurdo, vorremmo invitare il sindaco e la giunta municipale, concludono i consiglieri d'opposizione, ad attivare un'attenta azione di verifica, magari a tappeto, proprio perché il problema si sta estendendo un po' in tutta Ragusa. Dal connubio tra teatro, mito ma anche storia, natura e buon cibo nascono le tre serate di trekking teatrale organizzate nella Valle dell'Irminio dal titolo Sul sentiero di Daphne, e noi eravamo lì per raccontarvi l'evento, guardate. Un luogo quasi incantato, fuori dal tempo, alle porte di Ragusa, tra salici, olivi, carrubi, alberi di sambuco ed erbe spontanee. La Valle dell'Irminio è il teatro naturale per le tre serate che hanno già registrato il sold out, organizzate dall'Associazione Culturale Semiseri in collaborazione con Prima Classe. Sul sentiero di Daphne, questo il nome del percorso teatrale ed enogastronomico che prende le mosse dalla favola del pastore Daphne, inventore del canto bucolico siciliano, che secondo la mitologia greca fu abbandonato in un bosco da loro proprio nella Valle dell'Irminio. A dirigere gli attori e i musicisti nella location curata da Peppe Straquadagno, i registi e attori Massimo Leggio e Rita Fuoco Salonia. È stato un percorso lungo che ha coinvolto moltissime persone, e infatti è stato bellissimo che piano piano, man mano che andavamo avanti con il progetto, con le prove, con la sistemazione qui nel sito, sono apparsi un sacco di amici, botanici, geologi, artisti del legno, artisti della pietra, musicisti, che hanno voluto tutti partecipare e dare il loro contributo. Ed è per noi, ecco, questo non è neanche più teatro convenzionale, diciamo, questo è, io lo definirei appunto teatro sacro, è come se fosse. Viene direttamente dal mito, viene direttamente dal teatro greco, quindi abbiamo lavorato molto in questo senso. Abbiamo portato questa storia di cui nessuno ancora aveva parlato, se non sui libri. Era un mito che era rimasto sepolto in biblioteca, in cui eravamo incappati, e mettendo insieme le idee in questa preziosa collaborazione che ho con il mio amico e prezioso attore e regista, e abbiamo praticamente tantissimo. Adesso dobbiamo solo andare avanti, migliorarci, perché oggi era la prima e non finisce qui. Noi ci aspettiamo che questa storia, che questa esperienza possa avere un seguito. Al termine della performance teatrale, gli spettatori hanno partecipato a un banchetto curato dallo chef Giorgio Ruggeri, che attraverso studi e ricerche approfondite ha cercato di ricreare un menù unico, riprendendo le materie prime e i piatti che hanno dato vita alla più grande tradizione enogastronomica dell'antichità, naturalmente accompagnate dal buon vino e dall'ambrosia. Abbiamo fatto uno studio approfondito su quello che poteva essere la cucina dell'antica Grecia. Siamo intorno al V secolo, VI secolo avanti Cristo, e ricordiamoci che non c'è la reperibilità delle materie prime che effettivamente arrivarono dopo gli anni 1000 con Marco Polo e dopo la scoperta dell'America. Quindi in realtà, non avendo pomodoro, non avendo patate, cipolle, eccetera, i greci cercavano di sfruttare al meglio quello che era la produzione della terra, ed è quello che abbiamo fatto con questi piatti. Una cucina sicuramente più grezza, che non rispetti i canoni della nouvelle cuisine a cui siamo tutti abituati, ma una cucina sincera, una cucina molto molto efficace. Tra l'altro abbiamo preparato alcuni piatti barbecue. In realtà il barbecue sono stati i greci a infonderci la cultura della carne arrosto marinata. Abbiamo studiato due marinature, di cui una utilizzando il mosto d'uva schiacciato con le mani, che dà effettivamente alla carne in questo momento un sapore eccezionale.
presentata ieri sera a Ispica l'ultima uscita, la 28ª edizione di una rivista ormai su un appuntamento costante nella società ispicese interessata di storia e cultura. Stiamo parlando di Ispice Fundus con la relazione dello storico Giancarlo Poidomani. Guardate. A Ispica, presso il casino della famiglia Belmonte, è presentata la 28ª edizione della rivista Ispice Fundus, curato dalla società ispicese di storia patria, presidente Sor Francesco Fronte, e una interessante relazione dello storico Giancarlo Poidomani. Una rivista che possiamo definire longeva. 28 numeri avete già pubblicato. A che cosa è dovuto il successo di questa rivista? In effetti è il 29esimo fascicolo, perché siamo partiti da un numero sperimentale, il numero 0, nel 2004, quindi siamo entrati nel 16esimo anno di vita, e oggi, ecco, ci accorgiamo quasi inconsapevolmente che produrre 29 fascicoli di storia locale, di storia della nostra città, l'abbiamo fatto con passione, l'abbiamo fatto anche con divertimento, con impegno, con rigore scientifico, seguiti da professori e da storici accademici come Uccio Barone, come Giancarlo Poidomani, come Giacomo Pace Gravini e altri storici, ci riempie anche di orgoglio. L'abbiamo fatto umilmente, modestamente, giorno per giorno, seguendo le ricerche nei nostri archivi, nell'archivio storico comunale, nell'archivio di Stato di Ragusa, e piano piano abbiamo riportato alla luce gran parte della storia antica di questa città, perché Spaccaforno già la troviamo citata in documenti del 1068, quindi in bolle papale, quindi è una città che ha origini antichissime, che è anche una città libera già poi con i Caruso, dal 1453 si stacca dalla Contea di Modica, quindi ha una storia molto antica e molto prestigiosa, e noi, ecco, piano piano la stiamo riportando alla luce, perché, così come stasera ha detto anche il professore Poidomani, e questo lavoro dà anche una coscienza identitaria a questa comunità, una comunità che vuole costruire un futuro deve conoscere il proprio passato, una classe dirigente deve avere una visione, ecco, la visione l'acquista se è consapevole della storia e della memoria di questa città, e ecco, noi diamo questo contributo come studiosi locali alla città, alla comunità e anche alla sua classe dirigente, perché il frutto del nostro lavoro poi diventi un qualcosa di importante per la progettazione del futuro della città stessa. Interessante presentazione stasera di questa rivista, di questa longeva rivista. Qual è l'importanza dello scrivere sul locale? Ma oggi, in tempi in cui la storia purtroppo sta vivendo, come si dice, un brutto quarto d'ora in Italia, nel senso che hanno eliminato la storia anche dalla traccia degli esami, della prova scritta degli esami di Stato, naturalmente questa, diciamo, è soltanto l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, cioè quello di una graduale sottovalutazione ed emarginazione della storia nel nostro paese, e proprio per contrastare questa sempre minore importanza che si dà alla storia, secondo me è molto importante partire dalla storia locale e fare storia locale, perché solo in questo modo si può coinvolgere davvero la gente, il pubblico, a partire dal basso, in un discorso che naturalmente deve essere fatto sempre con un criterio, con una metodologia storiografica inappuntabile, però la storia locale ci permette di mettere insieme storia e memoria, quindi anche la grande storia e la piccola storia vissuta anche dalla gente comune. Secondo me una rivista come Ispice Fundus, oggi che tra l'altro è una delle più longeve delle riviste che riescono a mantenere una stringente periodicità, è un esempio molto importante e molto positivo, perché una rivista come questa oggi rappresenta un faro per una comunità, un faro che aiuta una comunità a ricostruire la propria storia e le proprie tradizioni, e anche, perché no, a sentirsi più comunità.
Il primo giorno di scuola si avvicina e c'è chi, sono veramente in molti, combatte il caro libri con iniziative di volontariato a sostegno delle famiglie. Il caso dei volontari di Ispica che hanno allestito per il quinto anno di fila il mercatino del libro usato. Mancano poco meno di due settimane al suono della prima campanella e studenti e genitori si ritrovano già da tempo a dover fare i conti con il sempre attuale fenomeno del cosiddetto caro libri. A Ispica, per rendere meno oneroso e impegnativo il ritorno sui banchi di scuola, torna il mercatino del libro scolastico usato, un utile strumento per gli studenti delle scuole medie e superiori, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, in particolare dal consigliere Lina Sudano, è portato avanti dal movimento dei focolari e da volontari che donano il loro tempo. Così per il quinto anno consecutivo nell'atrio di Palazzo Bruno, fino al 13 settembre, chi deve acquistare libri di testo e chi deve rivendere quelli che non usa più, si può rivolgere ai volontari il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina e il martedì e il giovedì in orario pomeridiano. È una iniziativa che ha incontrato ed incontra tuttora il favore del pubblico, cioè dell'utenza, dei cittadini ispicesi ma anche dei paesi limitrofi, perché il mercatino tratta i libri delle scuole di Ispica che vedono anche la frequenza di studenti dei paesi limitrofi. L'attività consiste nell'accogliere gli utenti che desiderano comprare o vendere loro libri, e questo può essere fatto a metà prezzo perché si tratta di libri usati. Noi mettiamo in contatto l'acquirente e il venditore per poter effettuare appunto lo scambio. Il valore aggiunto di questa attività è proprio che è fondata sul dono del proprio tempo al servizio della città. I volontari lo fanno in maniera completamente gratuita. Un altro aspetto notevole di questa attività è l'elemento aggregativo. Le persone infatti si incontrano tra di loro, incontrano anche persone che non conoscono, quindi fanno nuove conoscenze e quindi capiscono il valore dell'altro e della reciprocità. Riaperto provvisoriamente questa mattina, fino a domani a Ispica, il tratto interno della statale 115, ha anticipato il cronoprogramma che ne ha quindi permesso la riapertura per i due giorni del fine settimana. Resteranno tuttavia a senso unico verso Rosolini Pozzallo, la Scala 9, e verso Modica la strada Barriera. L'arteria tornerà nuovamente chiusa lunedì alle 7 per consentire gli ultimi interventi legati soprattutto alla posa dell'asfalto alto e alla segnaletica. Lo stadio Pietro Scollo di Modica pronto ed agibile per ospitare le partite di campionato, e quanto comunicato nelle scorse ore dopo l'incontro con la Commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli. Guardate. Dopo giorni di incontri e rinvii, finalmente la fumata bianca per lo stadio comunale di Modica Pietro Scollo, che riceve le autorizzazioni di piena agibilità per ospitare le gare casalinghe di Modica e Fregentini, impegnate entrambe nel torneo di promozione. La tribuna A è stata omologata per 300 posti, la B per 650 posti, la tribuna ospiti per 300 posti, per un totale di 1.300 spettatori. Nelle scorse settimane sono stati effettuati numerosi interventi per sanare le criticità dell'impianto. È stato rifatto il fondo campo, sono state ricostruite le panchine, bonificati e ricostruiti gli spogliatoi, riverniciate le ringhiere, sistemate le porte di emergenza e l'impianto di irrigazione. Infine il comune installerà a breve una gigantografia di Zio Pietro e due dedicate ai gruppi organizzati dei tifosi rosso-blu. Già da metà settimana erano iniziati gli incontri con la Commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli, che doveva dare il benestare alla struttura. Incontro avvenuto proprio ieri pomeriggio, ovvero il primo giorno utile subito dopo la festa di San Giovanni Battista a Ragusa. Sarà intanto sempre il Pietro Scollo di Contrada Caitina ad ospitare domani la prima di Coppa Italia tra il Modica e l'Atletico Scicli. Si tratta del primo dei tanti derby che finalmente vedranno le porte dello stadio Pietro Scollo aperte anche al pubblico.
Primo appuntamento di Coppa Italia anche per il Ragusa, che domani affronterà il Santa Croce Camerina. Per gli azzurri si tratta di un debutto in eccellenza, un test d'ingresso da non sottovalutare. Debutto domani per il Ragusa Calcio in scena al Kennedy di Santa Croce Camerina per la prima gara ufficiale, inizio alle 16 della stagione, e il match di andata del primo turno di Coppa Italia nel campionato di eccellenza. La partita di ritorno si giocherà a Ragusa una settimana dopo. L'allenatore degli azzurri Alessandro Settineri fa il punto della situazione. Si comincia con entusiasmo, afferma, voglia e determinazione. Un mese pieno quasi che lavoriamo, che cerchiamo di trovare la giusta, i giusti automatismi, i giusti meccanismi, per cui non mancherà di certo la voglia di far bene. E poi ovviamente ci sono anche gli avversari, e quindi grande rispetto per una squadra che l'anno scorso ha fatto bene, ha tenuto l'ossatura, ha tenuto l'allenatore, per cui è sicuramente più rodata rispetto a noi. Ho fiducia nel mio gruppo, sono sicuro che sicuramente farà il massimo per onorare questa maglia. Abbiamo fatto bene, ragazzi sono impegnati e tanto, non sarei realista nel dire che realmente ho avuto delle buone risposte, però è calcio d'estate, credo che sia importante nel rispetto di tutti, quindi anche di chi magari si è riavvicinato. Realmente abbiamo suscitato molto, molto interesse nella gente, però proprio nel rispetto a loro credo che sarà il tempo a stabilire di che pasta siamo fatti. Credo ci sono delle squadre più rodate, in questo momento sicuramente forse più pronte, perché non hanno dovuto costruire da zero rispetto alla situazione iniziale in cui io sono arrivato, e che magari forse sono un quid più alto. Fra queste Paternò, Sant'Agata, lo stesso Palazzolo, il Giaro ha fatto una buona squadra, per cui credo che là sopra sarà pesante. Noi siamo una neopromossa con un buon gruppo che cercherà di fare il massimo, e poi pian piano capiremo dove collocarci. Spero che sia il più alto possibile. E prima di chiudere ancora una notizia certamente curiosa, avvistata anche a Vittoria. Ieri sera Samara Morgan, la protagonista del famoso film horror The Ring, stiamo parlando ovviamente di un'inquietante bravata di qualche buon tempone che ha lasciato increduli diversi passanti che l'hanno fotografata. Si tratta di un fenomeno di emulazione iniziato qualche giorno fa a Catania, dove Samara era stata vista per la prima volta a girovagare in strada, seminando anche il panico all'improvviso. Altri avvistamenti ad Acireale, Avola, Noto e infine ieri sera appunto a Vittoria. In realtà lo scherzo sarebbe partito dall'America, poi coinvolgendo l'intera Italia. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.